Oggi, cari amici di Ciao Como, buongiorno, il nostro appuntamento con lo sport che va avanti anche per tutta questa estate, grande estate tra l'altro, perché tra poco ci saranno le Olimpiadi e molti dei comaschi sono già venuti a trovarci, quelli che vanno alle Olimpiadi, alcuni li incontreremo proprio in questi giorni. Domani inizia la nuova stagione del Como, ma con una grossa incognita, quella dell'udienza di mercoledì legata alla richiesta di fallimento della procura di Como. Oggi invece noi ci occupiamo di pallavolo al femminile perché sono venuti a trovarci il presidente della Tecnoteam Albese Volley, Graziano Crinella. Buon pomeriggio, presidente, grazie di essere qua. Grazie a te, Marco, per averci Grazie. Buon invitato. pomeriggio. Con te, presidente, chi c'è? Presentalo tu, il consulente di mercato, giusto? Sì, il consulente di mercato che si chiama Gabriele Mozzanica, è un amico che l'ho conosciuto da anni e come ti dicevo prima, ho avuto la fortuna di avvicinarlo quest'anno, vedere se mi dà la disponibilità e lui l'ho visto con molto molto interesse, molto molto entusiasmo, ha voluto darmi una mano, nel senso vero del termine, diciamo che sono stato fortunato. Tra poco sentiamo anche Gabriele. Prima, presidente, però è il tempo di mercato anche per il volley al femminile, Serie B1, lo ricordiamo, la Tecnoteam di Albese, reduce dal quarto posto a un passo dai playoff, un rafforzamento importante e ovviamente siamo a luglio, è presto, ma quali gli obiettivi, le speranze perlomeno, presidente? Poi sentiamo anche Gabriele che è qua con noi. Diciamo che l'anno scorso, è inutile negarlo, abbiamo un po' fallito l'obiettivo, perché l'obiettivo minimo era arrivare ai playoff. La squadra era stata costituita, diciamo, per arrivare a quello. Poi dopo, per una serie anche di circostanze sfortunate, infortuni eccetera, non ci siamo arrivati, per cui diciamo che non posso dire di considerare l'annata fallimentare. Alimentare, però, diciamo, sicuramente non siamo arrivati a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. E quest'anno? E quest'anno si parte sempre con un grande entusiasmo, si cerca quantomeno di identificare gli errori commessi l'anno scorso, diciamo un po' per errori miei, comunque sicuramente, e un po' magari anche per un po' di sfortuna. Diciamo che quest'anno, come tutti sanno, ormai abbiamo cambiato la squadra per 8 undicesimi, per scelte tecniche nostre, per qualche ragazza che comunque ha deciso di abbandonare o di smettere o comunque di cercare fortuna altrove. E evidentemente siamo partiti con un obiettivo importante, ripeto, con l'aiuto di Gabriele che è tanti anni che è sulla piazza, che conosce molto il mercato, soprattutto di ragazzi di un certo livello. Ci siamo mossi innanzitutto con il primo acquisto, dopo aver confermato quattro ragazze che si sa chi sono ormai: Danielli, Piazza, Bonetti e Citterio. Il primo acquisto che abbiamo voluto fare per dare consistenza e, diciamo, visibilità alla squadra era quello di avere un palleggio importante. Un grande palleggiatore, insomma, Pareggio importante. importante, era amica di Gabriele, non abbiamo impiegato granché a convincerla a venire, perché probabilmente ha visto che il progetto era importante, ha parlato prima con me, ha parlato poi con Luciano Villa, l'allenatore, eccetera, e diciamo è stato il primo tassello su cui poi abbiamo un po' costruito tutto il resto. Ecco, diciamo Presidente, è chiaro che è a luglio, è ancora presto, però come hai detto prima, confermato, l'entusiasmo poi c'è sempre, cioè la voglia ovviamente di fare un campionato da protagonisti assoluti. Poi dove si può arrivare una stagione, lo insegni meglio di chiunque altro tu, è ricca e costellata di episodi favorevoli e sfavorevoli. Un campionato lo si vince anche con un po' di fortuna, ovviamente che non guasta mai, oltre che con la bravura. E magari sperare di non avere gli incidenti, gli inconvenienti, no, nei momenti topici. Anche questo è importante, Presidente. Sì, è certo che è importante, però non ci si può trincerare dietro questo. Uno degli obiettivi che ci siamo posti quest'anno è proprio stato anche quello di rinforzare un po' le seconde linee, in modo tale da dire, se dovesse capitare quello che ci auguriamo, che non capiterà, per cui infortuni, eccetera, poter sopperire con delle giocatrici di valore, chiamiamo delle seconde linee, tant'è che, ripeto, sono convintissimo che abbiamo preso delle ottime giocatrici, anche
anche come seconde linee. In più, tengo proprio a sottolineare, l'ho già detto anche più volte, conto moltissima fiducia sul fatto di avere comunque ingaggiato anche un'allenatrice che mi sta molto a cuore, sia come persona, lo è stata come giocatrice, ma anche come allenatrice. Sono sicuro che la Sara Mazza darà un grosso valore aggiunto. È una ex giocatrice, giusto? Presidente, è una ex giocatrice, quindi conosce, certo, l'ambiente già, è stata protagonista proprio dell'annata, è importante, certo, dei play-off, il punto più alto della storia del club di Albese, per il momento sempre in Serie B1, ma quell'anno in effetti il sogno della Serie A si è avvicinato notevolmente, no? Si era avvicinato tantissimo. Sì, parecchio. Ho perso la semifinale contro Vicenza, tra le quali questa Vicenza allora giocava già la Milocco, che abbiamo poi ingaggiato quest'anno, dopo che lei è andata a fare esperienze diverse in Francia, in Cagliari, eccetera. Però diciamo che ce la ricordiamo bene, Isabella Milocco ce la ricordiamo bene. Allora Presidente, poi passiamo a Gabriele Mozzanica, che è venuto qui a trovarti, ci ha accompagnato, mi pare di capire che insomma quest'anno, anche quest'anno ci sono speranze ma soprattutto anche ambizioni importanti, giusto? Dove poi si potrà arrivare credo sia prematuro e non si può dirlo ad agosto né tantomeno a luglio. Beh certo, noi abbiamo finito la campagna acquisto molto in anticipo rispetto a tante altre squadre, in modo tale da aver, speriamo di aver programmato bene un po' tutto. Ci siamo dati delle priorità, abbiamo messo come prime scelte, abbiamo preso tutte delle prime scelte. E le prime scelte che ci avevamo prefissate, vedi Gentili, vedi Bonetti era qui, vedi Milocco, vedi Minakim, e anche Gobbi che è ritornata. Ci siamo tutti prefissati degli obiettivi che, diciamo, gli obiettivi di mercato li abbiamo raggiunti, dopo chiaro. E dopo sarà il campo, ovviamente. Allora, sentiamo Gabriele, passa il microfono a Gabriele, così conosciamo anche questo consulente di mercato da anni, molti anni. Innanzitutto buon pomeriggio Gabriele, grazie a te. Da quanti anni nel mondo del volley? Tanti? Sono più di 40. Una passione notevole, hai lavorato anche con team importanti, giusto? Sì, ho cominciato a giocare nel 76, ho smesso nell'88. Adesso dopo ho allenato da categorie più basse fino alla Serie C. Dopo ho abbandonato l'allenamento perché mi hanno chiamato in una società importante a fare il direttore sportivo. Ma puoi anche dire qual è la società importante? È il Busnago Volley, okay, fatto dalla B2, sei la B1, Serie A, giusto? 3 anni di Serie A, dopo purtroppo sono finiti un po' i fondi e allora lì, esatto, sono tornato al mio paese a Barzago, dove io ho creato una società, e adesso in Serie C abbiamo un bel movimento giovanile. Quest'estate è arrivata la chiamata da Graziano che voleva una mano e io ben volentieri ho voluto aiutarlo, perché lo conosco da tantissimi anni e ho voluto aiutarlo perché so che persona è seria, gentile, e mi sono trovato subito bene, mi ha parlato bene del progetto che aveva, io mi sono entusiasmato un po', mi sono lasciato trascinare perché... Un bel po', esatto. Mi sono lasciato trascinare. Senti, a proposito, ecco, di trascinare, ma sempre rimanendo i piedi per terra, siamo, lo ricordiamo, alla metà di luglio, quindi il mercato concluso da poco, il roster della squadra di Albese fatto, come ha detto il Presidente, gli obiettivi di mercato li abbiamo centrati tutti. Ecco, adesso che cosa bisogna fare? Perché chiaramente credo che la stagione debba essere da protagonisti. Adesso bisogna stare coi piedi per terra e, come dice il Presidente, bisogna volare basso adesso. Adesso bisogna volare basso perché non è ancora iniziato niente, non si è ancora raggiunto niente. Abbiamo una squadra che sulla carta è competitiva, però come diceva lui prima, non è abbastanza essere competitivi, bisogna avere anche un po' di fortuna. Nei momenti decisivi perdi una giocatrice, 3 partite, è andato tutto in malora. Ci vuole un po' di fortuna. Marica l'anno scorso è successo così con la Bonetti, e sono mancate quelle partite lì. Insomma, mi pare di capire che ci sono le premesse perché quest'anno, ancora più degli anni scorsi, si possa vedere una grande pallavolo, un grande volley ad ottimi livelli ad Albese, e lo ricordiamo, Albese poi è società leader nel mondo femminile, nessun'altra è come in alto come Albese, Serie B, lo ricordiamo, ad un passo da quello che è il sogno ovviamente della Serie A.
Sì, certo, oggi, quest'anno come dicevi abbiamo un roster competitivo e tutto, ma non solo, abbiamo anche delle giovani dietro, dal palleggio al secondo posto, alla terza banda, al terzo centrale, abbiamo preso gente giovane con voglia di fare e che ha fame di successo e di vivere la pallavolo proprio ad alto livello, come lo spero lo facciano ad Albesi. Perfetto, va bene. Allora, Presidente, come dicevamo, ecco, la speranza mi pare di capire, al di là poi dei risultati che ovviamente ci devono essere in una competizione così importante, anche perché gli investimenti sono stati importanti, però anche quello di far vedere della bella pallavolo, no? Ecco, questo poi è l'obiettivo, quello che poi ti può gratificare anche ulteriormente. Beh, sicuramente Marco, lo sai che io lo faccio per passione, per cui sicuramente il risultato è la cosa determinante, però se lo si abbina a una bella pallavolo, io sono molto contento della pallavolo che abbiamo giocato l'anno scorso con Luciano Villa, che è stato tra l'altro, prima ancora di ogni giocatrice, il primo a essere confermato da me, ancora prima della fine del campionato scorso, per cui sicuramente è una persona che fa giocare una bella pallavolo, è una persona stimata da tutti, per cui dovremmo giocare bene e vincere. Ecco, esatto. Allora, giocare bene e vincere, dice il Presidente, che poi ovviamente è quello che alla fine tutti sperano, ovviamente. Allora, la riconferma di Luciano Villa, come ha detto il Presidente, poi giocatrici importanti che sono arrivate, Mina Kim direi ovviamente su tutte, ma non dimenticherei anche Milocco, giocatrice davvero di grande esperienza, Gentili, centrale, Santa Maria, centrale, Gobbi, opposto, che torna a giocare ad Albese, Danielli che fa il libero, Presidente. Certo. Lei dice, l'ha detto anche l'altro giorno, è un po' una scommessa, ma la voglio fare questa scommessa. Sì, è una scommessa che abbiamo fatto, ma in cui crediamo molto. È stata una scelta ragionata, poi sarà il campo dire, il tempo a dire se questa scommessa sarà vinta o meno. Ci credevamo, diciamo, la ragazza ha meritato, secondo me, questa riconferma per l'attaccamento e per comunque la volontà di fare, di far bene. Io sono convinto che Valentina farà bene anche l'anno prossimo, tant'è che anche lei è stata confermata abbastanza in fretta, assieme a Giulia Citerio, che anche lei si è meritata la riconferma. Martina Piazza è stata forse la primissima conferma dopo Bonetti, se vogliamo, anche con Bonetti alla fine ci siamo guardati in faccia e basta, non ci siamo divertiti. Vabbè, poi dopo ci sono anche gli accordi veri e propri, quelli da firmare, ma quelli sono formalità. A volte quando appunto ci si prefigge uno stesso obiettivo, e questo è importante, basta uno sguardo. Gabriele, senti, tutti gli anni che hai fatto sempre nel mondo femminile o hai avuto anche qualche parentesi maschile? No, quando ho giocato giocavo nel maschile. Sì, beh, esatto. No, com'è la difficoltà di approcciare il mondo femminile? Perché poi a volte è difficile, facile, giocatrici, tu hai a che fare con giocatrici anche davvero di valore, quelle che hai portato quest'anno ad Albese. Ecco, quanto è difficile poi a volte gestire? Ma non è neanche tanto difficile gestire, basta essere chiari sin dall'inizio con le ragazze, perché bene o male dalla B1 in avanti a 2 sono tutte professioniste, quindi basta essere chiari all'inizio, essere chiari e precisi, obiettivi e tutto il resto, doveri, onori e doveri, basta tutto lì, basta essere chiari sin dall'inizio, non si hanno problemi con nessuno. Perfetto. Io non ho mai avuto problemi con le ragazze, neanche quando ero a Busnago, niente, mai avuto problemi, perché ho sempre assecondato le loro richieste, però loro hanno sempre fatto anche quello che noi chiedavamo a loro. Bella la parentesi della 1, no, a 2, sì, scusa, sì, bella, sì, la parentesi, bella, della 1, bella esperienza. Vorrei ritornarci ancora. Però non diciamo niente. Va bene, però sei fiducioso. Sono fiducioso, sì. Sono fiducioso e spero anche di avere la fortuna ancora ad andare in A2. Perfetto, dai, magari ci rivediamo. Sicuramente nel corso della stagione ci potremo rivedere ancora per fare un po' il punto della situazione. Gabriele Mozzani, che l'abbiamo conosciuto quest'oggi. Chiudiamo il nostro incontro di oggi allora con il presidente di Albese Volley Tecno Team, Graziano Crimella, anche perché, Presidente, giustamente hai parlato della prima squadra, grandi ambizioni, giocatrici importantissime arrivate, ma c'è anche, direi, spediamo due parole, anche il settore giovanile, importante, che quest'anno ti ha dato grandi soddisfazioni e non va sottovalutato anche questo, perché
Poi nel mondo di oggi, sai, è sempre difficile poi fare le giocatrici in casa, e Albese ne ha fabbricata qualcuna anche importante. Quest'anno per esempio Sveva Parini è andata a giocare poi fuori casa, e questo è un prodotto del vivaio albesino. Sì, sì, Marco, certo, come ho avuto modo di dire, diciamo, venerdì scorso nel corso della premiazione che il Comune ha voluto fare in piazza ad Albese alle ragazze che hanno vinto il campionato di Under 13 di terza divisione, abbiamo sotto visione un'idea abbastanza importante, è diventato un po' un punto di riferimento della pallavolo comasca. Qui su questo sono molto orgoglioso, come sai dedico poco tempo al giovanile, e sai perfettamente che il tutto è seguito dall'attuale vicepresidente neoeletta Maurizia, che comunque si dedica anima e corpo a questa cosa, e praticamente si può dire che la pallavolo giovanile ad Albese è lei, per cui se non ci fosse lei, qui la ringrazio pubblicamente, è più fa la segretaria, è una persona completamente insostituibile in una piccola società come la nostra, in cui sai, siamo poche persone, però l'importante è di essere in pochi e bravi, che vanno d'accordo e con dei compiti ben precisi, ognuno fa il suo dovere. Va bene, Presidente, grazie di essere venuto, così abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Nelle prossime settimane parleremo anche del maschile, ovviamente Cantù, anche qui grandi novità, grandi ambizioni ad Albese. Le ambizioni, mi pare di capire, non mancano anche quest'anno, Presidente, e la voglia di andare avanti, perché a volte magari ci sono dei momenti anche di sconforto, però la voglia c'è sempre, giusto? Bene, la voglia esatto, la passione. Non saremo più a parlare. Esatto, perfetto. Grazie, Graziano Crimella, presidente di Albese, grazie. E anche a Gabriele Mozzanica. Ciao Gabriele, grazie di essere venuto a trovarci. Grazie Marco e buona serata a tutti. Grazie, un saluto.